Ciao a tutti e bentornati su 5 Ranker. Sapete che un locale o una stanza con più del 50% di umidità può portare a muffa sulle pareti e anche al peggioramento di condizioni come allergia, asma o problemi respiratori? Per affrontare questo problema, la soluzione migliore è sicuramente un buon deumidificatore. Ovviamente sul mercato ce ne sono di tanti tipi diversi, di tanti prezzi diversi, e in questo video andremo a fare un po' di chiarezza e andremo a vedere un po' quali sono i 5 migliori deumidificatori per affrontare in maniera secca il 2021. Vi ricordo come sempre che ci saranno tutti i link di affiliazione Amazon nella descrizione se volete dare un'occhiata a questi prodotti. Ma adesso cominciamo! Prima di entrare nel vivo con la nostra lista, ci tengo a dirvi una cosa molto importante. La caratteristica più importante per quanto riguarda la scelta di un buon deumidificatore è sicuramente andare a vedere i dati relativi alla sua capacità di assorbire l'umidità. Ce ne sono ovviamente di tanti tipi diversi e generalmente la capacità va dai 10 litri per 24 ore ai 50 litri per 24 ore. Quale scegliere allora? Beh, sicuramente dipende dalla stanza, dalle dimensioni della stanza in cui andrete a inserire il vostro oggetto. Per intenderci, più piccola è la stanza, più piccola può essere anche la sua capacità di assorbire l'acqua, ovviamente. E un'altra importante caratteristica da considerare è l'energia utilizzata. Infatti, le unità più piccole sicuramente consumano meno energia, ma hanno bisogno di più tempo per assorbire la stessa quantità di umidità rispetto alle unità più grandi. Quindi spesso il risparmio di energia dei deumidificatori più piccoli si riduce in realtà a pochissimo. Ma fatte queste premesse, adesso possiamo cominciare con il primo prodotto di oggi, e cioè questo qui, un deumidificatore portatile che è capace di assorbire 20 litri d'acqua in 24 ore. Adatto per locali e stanze fino a 70 metri quadri, è dotato anche di connessione Wi-Fi, nonché di deumidificazione intelligente. Il design è molto elegante e molto moderno. Il consumo energetico è basso, le sue funzioni sono facilmente accessibili e il pannello di controllo digitale è comodissimo. E lì comparirà tra l'altro anche la percentuale di umidità presente nella stanza. Insomma, un vero e proprio gioiellino. Perfetto da avere in casa per rendere l'aria nel vostro spazio preferito molto più piacevole, più leggera, più fresca, sicuramente più sana. Il serbatoio d'acqua blu semitrasparente da 3 litri rende il livello dell'acqua visibile ed è dotato anche di un sistema di protezione contro le fuoriuscite accidentali dell'acqua. Il gas refrigerante utilizzato da questo dispositivo è uno di quelli di ultima generazione, il che rende sicuramente il dispositivo molto molto buono, non soltanto dal punto di vista delle prestazioni molto elevate, ma anche dal punto di vista economico, perché consente davvero un consumo di elettricità piuttosto basso. E come se non bastasse, questo deumidificatore è anche ecocompatibile. Il suo impatto infatti sul riscaldamento globale è bassissimo e il suo impatto sulla riduzione dell'ozono è pari a zero. Insomma, se volete fare del bene a voi stessi e all'ambiente, questa è davvero la scelta giusta. Ah, quasi mi stavo dimenticando, è anche possibile accedere alle funzioni di questo deumidificatore direttamente dal vostro smartphone. Che chiedere di più? Come secondo prodotto invece vi consiglio un deumidificatore che è perfetto, viste le sue dimensioni più contenute, per delle stanze più piccole e riservate. Infatti la sua capacità è di 10 litri per 24 ore. È un contenitore di acqua da 1,6 litri di capienza. Questo deumidificatore, tra l'altro, è anche dotato di un sistema automatico di sbrinamento. E ha anche una comodissima spia luminosa che vi avverte quando il serbatoio è ormai pieno. Così voi potete veramente rilassarvi perché non sta a voi stare sempre a controllare appunto il livello dell'acqua. Ma non vi preoccupate se siete molto distratti e comunque non andate a notare la spia e non svuotate il serbatoio, non c'è problema perché questo deumidificatore ha un sistema di rilevamento quando il livello dell'acqua fuoriesce e quindi anche di spegnimento automatico. Che dire, è un deumidificatore non soltanto pratico ma anche molto bello a vedersi.
La linea è semplice e moderna, l'utilizzo è veramente facilissimo, il filtro dell'aria è lavabile e c'è anche il collegamento per lo scarico esterno dell'acqua di condensa. Al terzo posto invece troviamo questo deumidificatore qui, che devo dire è un nostro grandissimo amico perché è veramente molto economico. Ovviamente le sue dimensioni sono un po' più contenute, però è veramente molto carino perché pensate ha anche 7 colori LED. Poi è silenzioso, è portatile, diciamo che è perfetto per stanze veramente molto piccole come ripostigli, come cucinini, come armadi. Quindi potete tenerlo sempre acceso e andare a svuotare il serbatoio solo ogni 2 giorni. Chiaramente, essendo così economico e semplice, anche le sue funzionalità sono piuttosto basiche. Ma non per questo poco utili, al contrario. È perfetto se non siete molto abili con la tecnologia, se volete semplicemente un deumidificatore che faccia quello che deve fare un deumidificatore, se non avete esigenze particolari, se avete intenzione di utilizzarlo in spazi molto molto ridotti, questo è proprio quello che fa per voi. E se quello di prima era estremamente economico, il quarto prodotto invece è un deumidificatore di fascia alta. Questo qui. La sua marca è ovviamente De'Longhi e quindi chiaramente non ci delude mai. Si tratta di un deumidificatore di capienza da 25 litri per 24 ore. Un rumore bassissimo, un consumo piuttosto contenuto e un design capace di adattarsi a qualsiasi tipologia di ambiente. Grazie poi alla sua fighissima funzione laundry, questo deumidificatore vi consentirà di andare a ridurre i tempi di asciugatura del bucato del 50%. Ma il grandissimo vantaggio di questo deumidificatore è sicuramente il sistema di filtrazione dell'aria. Dotato di un doppio stadio di filtrazione grazie al suo filtro antipolvere, con trattamento BioSilver, questo De'Longhi vi consentirà di andare a assorbire l'umidità della vostra stanza in pochissimo tempo e con risultati ottimali. Il Tank Control System non è altro che un sistema di spegnimento automatico quando la tanica dell'acqua è piena e voi non l'avete svuotata. Oltre ad eliminare la condensa manualmente, è anche possibile andare a scaricare l'umidità ininterrottamente attraverso un tubicino presente nella confezione. E come se non bastasse, non è soltanto estremamente efficace ed efficiente nello svolgere il proprio lavoro, ma è anche molto pratico e si può trasportare facilmente da un luogo all'altro grazie alle 2 maniche e alle sue ruote. Chiaramente stiamo sempre parlando di un deumidificatore di fascia alta, ma se avete intenzione di investire in un prodotto come questo, direi che è un'ottima scelta. Al 5° posto invece passiamo ad un'altra marca sempre piuttosto valida che è la Ariston e il deumidificatore in questione è questo qui. Devo dire che è piuttosto basic, però fa il suo lavoro e lo fa molto bene, con una capacità di 12 litri per 24 ore. Tra l'altro consuma poco, il rumore è bassissimo ed ha anche un ottimo sistema di filtrazione dell'aria. È perfetto per deumidificare ambienti tra i 25 e i 35 metri quadri. Minimo ingombro, massima leggerezza, 100% durata, fidatevi, è destinato a durare molto tempo, ovviamente stiamo parlando di un prodotto di qualità. E con un budget, devo dire, medio-basso. Quindi sicuramente questo è un prodotto sinonimo di garanzia, che vi consentirà di dormire, di passare tempo nella vostra casa in totale sicurezza, sapendo di stare combattendo le allergie, i problemi respiratori, asme di vario tipo e anche l'odiosissima muffa. Ebbene sì, anche questo video giunge al termine. Spero di avervi chiarito un po' le idee in merito alla questione dei deumidificatori. Spero che tra questi ci sia il vostro nuovo elettrodomestico preferito. Credetemi, può sembrare una stupidaggine, ma in realtà la vostra casa e anche la vostra respirazione vi ringrazieranno. Se poi siete in vena di fare degli altri acquisti e volete aggiungere qualche charm in più al vostro bracciale Pandora, io vi consiglio di dare un'occhiata al video dedicato proprio a questo argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card e giù nella descrizione. Come sempre vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete lasciare un bel mi piace, se ancora non lo avete fatto potete iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e vi aspetto su 5 Ranker, anche su Instagram e su Facebook per tutti gli altri contenuti esclusivi.
Invece noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube. Ciao!